Per continuare a sognare e a sperare, amici appassionati di calcio dilettantistico, siamo in diretta dal comunale di Bagheria per seguire tutti insieme la sfida tra Aspra e Don Carlo Misilmeri, valida per la 29ª giornata del girone A di Eccellenza siciliana, la penultima di questo campionato argentino della Don Carlo. Pavicic, fortunato. Occhio intanto a questa situazione dentro l'area di rigore, brivido per l'Aspra, la palla esce. Ma veramente di un nulla, quindi possiamo definirla come prima opportunità del match. Federico. Occhio a questa manovra che termina sui piedi di Matera. Conclusione alta, sopra la traversa dell'ex attaccante del Canicattì. Ad aspettare l'iniziativa Misilmerese. Già. Abbiamo superato ampiamente la mezz'ora di gioco. Tanto una palla ultra invitante per la Don Carlo Misilmeri, tutta regolare. Ma l'errore dei biancorossi è stato molto grave, condiviso tra Matera e il suo compagno di reparto. Riesce ad avanzare sul fronte sinistro. Chinnici. E Valcross sta concedendo un po' di spazi la squadra di Palazzo lì dietro. Infatti, Misilmeri si sta rendendo più pericoloso anche qui con questo tiro di Cerniglia, alzando il baricentro. Ma il centrocampo si è dimostrato molto slegato rispetto all'attacco e quindi ancora una volta la squadra di Tommaso Napoli riesce a mettere i piedi nella metà campo rivale con una certa facilità. Episcopo sfortunato nel rimpallo, deve uscire Crisafulli. Ghiotta opportunità per la Don Carlo Misilmeri che passa in vantaggio al comunale di Bagheria. Da questa distanza è difficile comprendere il marcatore, ma ciò che conta è che è cambiato il parziale. Morana, buona palla per Giglio che riesce a deludere la pressione dell'avversario. Scambia con Barbera, ancora Giglio. Vediamo se pensa alla conclusione, entra in aria, la piazza, palla fuori. Primo tentativo pericoloso dell'Aspra in questa prima frazione di gioco. Ripartenza veloce dell'Aspra. Barbera ha cercato Giglio. Può rientrare sul suo mancino. Zona tiro per lui. Altra situazione potenzialmente pericolosa. Partita dei piedi dell'ex Primavera del Palermo. Ma come nel primo tempo, il risultato è lo stesso. Palla sul fondo. Ah, e allora Morana prolunga per Bonanno. Occhio perché il Misilmeri è un po' scoperto, soprattutto dalla parte sinistra dove c'è Fontana. Che può rientrare col destro. Alla fine pensa a una semiconclusione che si trasforma in un cambio di gioco per Barbera. Vediamo se riesce a far partire uno dei suoi bolidi. Sistema Morana. Contatto dentro l'area di rigore. E opportunità dal dischetto per l'Aspra. Ha indicato subito gli 11 metri. Il signor Accetta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi opportunità per pareggiare. Parte Barbera col destro, battuto a Zummo, ristabilita la parità al comunale di Bagheria, 1-1, ritorna in partita l'Aspra. L'apertura di Giglio verso Bonanno. Anzi, Fontana. E forse c'è un altro rigore qui. E infatti indica il dischetto, seconda opportunità dagli 11 metri per l'Aspra, nel giro di pochissimi minuti. Parte ancora Barbera, stavolta Zoom intercetta. Occasione sprecata dall'Aspra. Zoom. Priola. Barbera, prolunga per Gio. Ancora Barbera. Sicuramente avrà la voglia di andarsela a prendere questo secondo gol. E allora Gio. Rientra sul suo mancino, calcia e fa un grandissimo gol Raffaele Giglio. Mamma mia, cosa è successo al comunale di Bagheria? Un gol magnifico dell'ex Primavera del Palermo. Pazzesco il suo gol col mancino. Prima il palo, poi la rete. Quarto gol in campionato per Raffaele Giglio. Molto meglio che segnare il rigore. Rimane ancora in vita più di prima l'Aspra. E Tommaso Napoli prepara due cambi. Sicuramente non gli sta piacendo. La sua Don Carlo. Vediamo se penserà addirittura a una conclusione. Ci prova, si distende Zummo. E sulla ribattuta Nicosia è stato più sfortunato che altro.
faceva l'esterno offensivo. Occhio a questo regalo della Don Carlo. Barbera c'ha tanto campo per provare a calciare. Lo prova col destro. La inchioda lì Zummo. Per me è un duello aperto tra i due. La corta ancora dall'ex Cus. Miliziano. Anticipata Loisio. Sheriff può avanzare. Occhio a questa palla illuminante che chiama Crisafulli all'uscita. Continua l'azione della Don Carlo Misilmeri con Miliziano. Intervento provvidenziale di Crisafulli. Niente, rientro il fuorigioco. Palla sul secondo palo. E ad un passo dal pareggio la Don Carlo Misilmeri. Mani in faccia per Bertoglio. Sheriff apre sulla sinistra. Occhio a Don Carlo che entra in aria. Lodger fa il limite. Miliziano, Crisafulli e poi Piscopo. Si salva in qualche modo l'Aspra. E nuovamente ad un passo dal pareggio la Don Carlo Misilmeri. Palazzo chiede ai suoi di rimanere fermi. Palla sul secondo palo. Arriva il pareggio di Logerfo. 2-2. Cambia ancora una volta il parziale al comunale di Bagheria. Per la quarta volta su punizione. L'Aspra non è riuscito a resistere. Sheriff. Altro cross sul secondo palo. Brivido per Crisafulli che rimane agganciato al palo. Schiro. Nicosia. Allunga il gioco ancora per Schiro. Che cambia il fronte per Barbera. Ad un passo dal 3-2. Miliziano, vediamo se ci arriva. Lotta buon anno. Triplice fischio. Finiscono adesso gli sforzi dell'Aspra.